Gaetano, dove dobbiamo andare, Gaetano? Ma non sta Upac? Upac, che fine va? Arrivato Upac, Marì. Vengo. Sì, no, vieni. Attenzione. Questo palazzo è una valuta. Cioè, è una che ha fagocitato i migliori concorrenti di circolazione. Cioè, lo spero e te lo asso. Però, vieni presente. Da un lato, ciao. Ciao, bello. Non la vivono solo sul piano culturale, la vivono sul piano della materialità della propria vita. Allora, c'è bisogno di andare oltre la sfida culturale e di fare la sfida culturale di divertenza. Questa non è una sfida culturale, questa è una sfida culturale. Attenzione, non vi fate male. Non vi fate male. Non vi fate male. Ti metterà là, vieni. Aspetta una fotografia. Attenzione, non vi fate male. Attenzione. Sembra che non si vede niente. Qui siamo in chiaro. Forse vogliono che vengano i consiglieri per riprendere, non ci capite come è stato fuori. Chi è lui? No, lui con la maglietta rossa è Ugo Liguori. Chi è? Ugo Lungo chi è? La camisa bianca, Gabriele Gatta, chi è? Perfetto. A posto. Maria, lo ci hai fatto fare? No. Vogliamo andare al teatro, ragazzi? Qui, oggi sta pure lui! Chiamalo un attimo, ci vuole fare la fotografia con lui. Chi è? Gennaro. Gaetano, a chi c'è chiamato? Gennaro.
Prende la posizione e comunque si sono accodati praticamente a quello che abbiamo fatto prima. Credo che facciano la stessa cosa nostra, quindi mettere a verbale la loro presenza e siamo in attesa. Il pacco è stato confezionato praticamente da alcuni attivisti, in realtà a livello istituzionale Renzi che ha confezionato il pacco di Luca, facendolo diciamo anche presentare a queste elezioni, pur sapendo che non poteva ricoprire quella carica, quindi hanno fatto un pacco al popolo campano che diciamo vive problematiche serie e che noi siamo qui costretti da questi personaggi a trattare i guai giudiziari di questi condannati, anziché parlare dei temi che abbiamo più a cuore, quindi dei progetti di rilancio e di risoluzione di problematiche. Grazie. Applauso, dai, la bomboniera. No, spero di poter venire venerdì. Ti ho dato la visione. Lo so. Al centro direzionale. Sì, sì, sì. Tanto si sta fresco perché è sotto il porticato. Io qua non posso prendere solo. Lo so. Ciao, ci vediamo. Pietro, vuoi caro? Io stavo al frisco. Gennaro Giuliano. Giuliano, se vuoi ti cerco un attimo pure io adesso.